La nostra storia sembra scritta da un cartone a lati blu. Tu ragazzina innamorata. E si chiede andare come una cazzo. Cai, già da noi, sto fanno. Io non vent'anni si sa che ho letto il libro quando praticamente era uscito da una settimana o due, quindi ho incontrato Saviano che ancora non era stato, diciamo, minacciato di morte, ancora non era un best-seller. Era giugno 2006. Con queste parole Matteo Garrone ha iniziato a parlare del suo film Gomorra agli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Tor Vergata. Senti Franco, ci sto pensando da un po' di tempo. Forse non sono adatto per questo lavoro. Il regista ha commentato inoltre la dichiarazione di Berlusconi, secondo il quale i film, le fiction e i libri non devono parlare della mafia. Rispetto a quello di Berlusconi neanche rispondo, perché poi appunto non penso che neanche, forse neanche lo pensa, ecco, è tutto immagine, è tutto proiezione, quindi poi voglio dire, ha prodotto il capo dei capi, ha prodotto le fiction su Provenzano. Beh, ma se non ti va puoi anche andare, no, sai? No, perché no? Ma per carità. Possiamo andare a fare qualcosa. Durante l'incontro è stato analizzato tutto il cinema di Matteo Garrone. Terra di Mezzo, Estate Romana, L'Imbalsamatore, Prima Amore e ovviamente Gomorra. Dall'interessante confronto con gli studenti sono emerse due caratteristiche del regista. Garrone gira personalmente con la macchina da presa le immagini e non segue in modo fedele la sceneggiatura, ma dà vita alla scena sul set, esprimendo sempre l'anima del film. Come lui stesso ha raccontato, questo suo modo di lavorare gli ha creato inizialmente dei problemi con l'attore Tony Servillo. Di tutta gente che si salva se la mandi perché ci sta a mettere. Ricordo sempre, stavamo nella cava, è arrivato, aveva imparato tutto a memoria, è venuto da me per parlare un po'. Io non mi ricordavo neanche più i nomi dei personaggi che faceva, perché ormai non portavo più la sceneggiatura sul set da settimane. E io poi quel giorno lì non riuscivo a trovare il modo di girare quella scena. A un certo punto il fonico, Maricetta, la Santa Maricetta, mi aveva dato l'auricolare, cioè avevo l'auricolare e aveva già messo i microfoni agli attori, a Servillo e a Sant'Agata. Quindi io a 200 metri sentivo quello che loro dicevano. Allora sentivo Tony che diceva ad Alfonso Sant'Agata, ma certo ognuno ha il suo modo di lavorare, però Paolo Sorrentino, quando viene sul set sa sempre dove mettere la macchina presa, ha le idee chiare. Qua vedo che invece... E io dentro di me dico, guarda che stronzo, sono stato a prenderlo. Lo odiavo in quel momento, lo odiavo. E invece poi siamo trovati benissimo, abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Lui è venuto incontro al mio modo di lavorare e io in qualche modo al suo, e si è divertito, e appunto non è, ha capito che non è un'improvvisazione, è un cercare un momento unico, è un mettersi in discussione, però seguendo sempre un percorso.